Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una cheesecake che richiama il frutto per eccellenza dell'estate, l'anguria. È davvero facile e veloce da preparare, inoltre molto versatile e adatta a tutte le occasioni. E siamo sicuri che stupirà i vostri cari. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 160 g di Oreo bianchi con crema e frulliamo per 20 secondi. Poi aggiungiamo 50 g di granella di pistacchi e frulliamo per altri 20 secondi. Aggiungiamo 60 g di burro fuso e qualche goccia di colorante alimentare verde. Frulliamo fino ad ottenere un colore omogeneo. Prendiamo un piatto da portata e un anello richiudibile da 20 cm di diametro, del quale copriamo i bordi con acetato, che chiudiamo con del burro. Trasferiamo la base di biscotti nella teglia e livelliamo per bene. Mettiamo in frigo per 30 minuti. Ora ci occupiamo della crema. Mettiamo 8 g di gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. In una ciotola capiente mettiamo 250 g di mascarpone, lo mescoliamo un po' e aggiungiamo 250 ml di panna fresca e 250 g di yogurt bianco. Diamo una mescolata con le fruste elettriche finché gli ingredienti saranno ben amalgamati. Aggiungiamo i semi di vaniglia e continuiamo a mescolare. Mettiamo la gelatina in un pentolino assieme a 2 cucchiai di latte, poi la sciogliamo sul fuoco. La aggiungiamo alla crema e mescoliamo finché si amalgama. Infine setacciamo 90 g di zucchero a velo vanigliato e mescoliamo per bene. Mettiamo la crema sopra la base di biscotti ormai indurita e la livelliamo con una marisa. Mettiamo in frigo per 4-6 ore o finché sarà bella solida. Nel frattempo prepariamo la gelatina, quindi in una ciotola mettiamo 12 g di gelatina in ammollo per 10 minuti. In un'altra ciotola mettiamo 400 ml di acqua naturale calda e 40 g di zucchero, ma potete aggiungere o togliere a vostro piacimento. Poi mescoliamo finché quest'ultimo sarà disciolto. Aggiungiamo qualche goccia di colorante per donare un bel colore rosso intenso. Mettiamo la gelatina in un pentolino con 2 cucchiai di acqua e sciogliamo sul fuoco. La aggiungiamo al composto e mescoliamo per bene. Infine lasciamo raffreddare completamente. Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi tiriamo fuori la torta dal frigo e aggiungiamo dei mirtilli sulla superficie della crema indurita per dare l'impressione dei semi d'anguria. Aggiungiamo solo un sottile strato di gelatina che raggiunga solamente metà dell'altezza dei mirtilli. Mettiamo in frigo per 10 minuti. Poi aggiungiamo la restante gelatina e mettiamo in frigo per altre 6 ore o per tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo la torta fuori dal frigo, togliamo la teglia e delicatamente l'acetato. E voilà! La nostra bellissima cheesecake anguria è pronta da assaporare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa deliziosa cheesecake anguria. Cosa posso dirvi? È una torta davvero particolare. Gli Oreo nella base danno un leggero retrogusto di cioccolato bianco, i pistacchi donano un tocco di croccantezza, la crema è leggera e vellutata e i mirtilli presenti nella gelatina donano un tocco di freschezza finale. Insomma, è una torta bilanciatissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui.
Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.